La bellezza di arrendersi. A Baggio, la periferia di Milano dove è nato, andava al tramonto ad arrampicarsi dietro i guardrail della tangenziale ovest, a inseguire con gli occhi le ombre dei tir, quanto lunghe e enormi apparivano nell'ultima luce rossa del sole. Sembrano grandi le ombre dei camion, ma in realtà è il sole che li illumina che è grande, si diceva il bambino, arrampicato sui bordi del fiume di auto in corsa. Un gioco singolare, mentre gli altri tiravano calci a un pallone. E se quel ragazzo, ora è prete e missionario, già ci puoi leggere dentro il segno di un'indole contemplativa, di un insoddisfatto anelito al bello. Antonio Anastasio, detto Anas, nato nel 1962 a Milano, figlio di un calabrese da poco emigrato al nord, un militante dell'Azione Cattolica che in quella città sconosciuta si va a legare come un'ancora alla parrocchia del quartiere. Suo figlio in quella chiesa ci cresce. Si staglia nei ricordi netta suor Emma, la maestra, che insegna come una madre le preghiere, ma interviene come un panzer, le gonne energicamente svolazzanti, a placare le risse sul campo di pallone. È un ragazzo, quel calabrese trapiantato nella grigia Baggio, che sta volentieri in compagnia, ma fin da piccolo comincia a scrivere poesie, come cercando di fissare sulla carta qualcosa che insegue e che gli sfugge. Una vacanza dell'oratorio lo porta in un paese della Riviera Ligure per 5 lunghi giorni invernali. Piove a dirotto ed è ben triste il mare sotto la pioggia, sui lungomare deserti della stagione morta. 150 ragazzini chiusi in una pensione, ad ascoltare quel che racconta un prete. Irrequieti, tesi a spiare da dietro il vetro un raggio di sole che permetta di uscire finalmente. Antonio invece non si annoia. In quelle buie giornate di dicembre sta ad ascoltare ciò che il sacerdote racconta e scopre con meraviglia, lui pure cresciuto tra oratorio e chiesa, che Cristo c'entra con quella bellezza di cui è confusamente ansioso. Che Cristo addirittura è la bellezza stessa. D'impeto, quando il prete finisce di parlare, lo raggiunge e nello slancio dei 12 anni va a dirgli: «Se tutto quello che hai detto è vero, io voglio diventare come te». Si cresce, poi. Siamo ormai verso la fine degli anni 70. Antonio, come altri, si trova diviso in quelle periferie metropolitane, fra l'oratorio e l'altro giro di amici dei ragazzi delle case popolari, che tutti o quasi sono di sinistra e anche estrema, mentre qualcuno va verso autonomia operaia o anche oltre. E si sta a 18 anni con gli uni e anche con gli altri, come in mezzo, in bilico, osservando o non avendo ancora argomenti sufficienti per decidere da quale parte andare. Era un certo modo di trattare, di scherzare, di stare con le ragazze nella banda del cortile che mi lasciava scontento, rievoca, come intimamente insoddisfatto, senza che sapesse ancora dire esattamente perché. Intanto sente nascere e crescere attorno a sé, fra quegli amici, come un brulichio di violenza. Il giorno che le BR rapiscono Aldo Moro, uno dei suoi compagni in metro fa ad alta voce: a quello gli pianteranno una pallottola in testa. Lo dice beffardamente, compiaciuto. Antonio ne è folgorato. 30 anni dopo ricorda ancora quella frase che gli si era piantata come un pugno nello stomaco.
La vita si dipana pienamente, il liceo scientifico, lo studio al conservatorio, una ragazza con cui sta per 5 anni. Ma rimane forte nella memoria come un segno o una profezia, l'incontro di una sola sera con un missionario gesuita, ospite dei genitori, nel suo passaggio a Milano. Viene dal Chad e già di quel paese ha conosciuto le prigioni. Eppure l'adolescente non perde una parola, non parla che di quella sua Africa, ed è evidente che non vede l'ora di tornarci. In un tinello di Baggio, il missionario in procinto di partire per l'Africa porta la letizia contagiosa di certi cristiani, che ancora continua come 2000 anni fa a meravigliare e sedurre. Il liceale seduto a tavola non può non domandarsi che cosa riempia di una tale gioia quell'uomo, tanto da permettergli di vivere felice solo e così lontano da casa. Come se la sua vera casa ormai fosse laggiù, od ovunque lo portasse Dio. Il sacerdote, capitato per poche ore in casa, resta per anni il simbolo di una felicità misteriosa, come un segreto da comprendere nell'arco di tutta la vita. Intanto, nel maturare dell'adolescenza, Antonio mostra dei segni che col senno di poi si potrebbero dire sintomi. Istintivamente gli amici vanno tutti da lui a confidargli i loro problemi, a domandare consiglio. Quanto a lui, come da ragazzino continua a essere attratto da ciò che è bello e a desiderare di poter esprimere questa tensione, ma avverte che la poesia assomiglia a una preghiera. Tutte e due sono domanda. Non puoi prenderti niente, puoi solo domandare, con la mano tesa. Anche un verso di autentica poesia è una grazia. Al momento di iscriversi all'università, oscilla tra biologia e filosofia. Mi ha sempre affascinato l'idea del principio, lo scoprire cosa c'è all'origine delle cose. In fondo, è poi una domanda analoga quella che spinge verso la filosofia. Cosa c'è al principio e che cosa è vero? Avevo, come mi disse un padre missionario, una domanda sulla vita aperta, cui non avevo ancora del tutto risposto. Cosa volevo e cosa voleva Dio da me? Poi è filosofia alla Cattolica a Milano. Perso nel mare delle matricole, Anas scrive un'altra poesia. Il testo l'ho perduto, o forse è in qualche vecchio quaderno. Mi chiedevo in quei versi se sarebbe accaduto finalmente qualcosa a strapparmi dalla mia quotidiana tranquillità. È l'ansia che vibra tacita nei 20 anni. Quando, come mi diventerà comprensibile il mio destino? Quando accadrà? Quando capirò ciò per cui sono fatto e per cui sono diventato un uomo? Qualcuno mostra quei versi tracciati su un foglio di quaderno a Don Giussani, che li legge agli esercizi di CL e poi domanda chi li ha scritti. Io Giussani non l'avevo mai visto di persona, dice Antonio, ma nel parlare con lui ho avuto la percezione che tutto della mia vita finalmente si ricomponesse. Ho come visto il disegno di cui ero parte. Gli hai detto del dubbio che cominciava a traversarti? Non ne ho avuto il coraggio. Giussani, per via di quella poesia che avevo scritto, mi disse che avevo un dono e che dovevo curare questo dono. Poi gli avvenimenti si allinearono veloci. Mi lasciai con la mia ragazza e il bisogno di capire si fece più urgente. Conobbi padre Bernardo Cervellera, missionario del Pime, che sarebbe diventato molto importante per me. E ci fu una notte di Capodanno, era la fine del 1984, al Pime a Milano, c'erano 5 missionari tornati in Italia dai posti più lontani e si fece un brindisi nelle lingue più strane attorno a quel tavolo. Dissero messa in una stanzetta piccolina. E io per la prima volta nella mia vita
feci la comunione sotto le due specie del pane e del vino. In quella notte di Capodanno, mentre fuori nella città scoppiavano i petardi e si stappava champagne, in una stanzetta del Pime la domanda di Anas cresce fino a farsi quasi dolorosa. «Perché?» mi chiedevo. «Io non posso essere come loro?» Ma era come se dovesse cadere un'ultima barriera, qualcosa che ancora stava di mezzo. A tratti mi dicevo che forse pensavo di farmi prete perché non avevo più la mia ragazza. Ma in realtà sapevo che anche in quei 5 anni con lei non si era spento il ricordo e la nostalgia di quella vacanza al mare a 12 anni, quando ascoltando un sacerdote mi aveva preso uno slancio di gioia. Non mi ero scordato di quell'istante iniziale in cui il Signore mi aveva sedotto. Era stata come una seduzione amorosa che nel tempo continua, che non ti lascia in pace. A 23 anni Antonio dice a padre Bernardo del suo desiderio. Nel frattempo, in cattolica succede una cosa strana. Tanti ragazzi attorno a lui, compagni di studi, prendono la stessa strada, diventano preti o memoris domini, membri di una associazione ecclesiale nata in CL, che vivono la dedizione a Cristo e alla Chiesa nella verginità, attuando una presenza missionaria nel mondo del lavoro, o suore. Come una compagnia che assieme s'avvia al suo destino, rivelando e rivelandosi reciprocamente il dono ricevuto. Dentro quelle amicizie, anche lui non può più non vedere la sua vocazione, quella che già i suoi amici, dall'adolescenza, parevano aver intravisto, scegliendolo distinto come interlocutore e fratello maggiore. Un dono. In un film della serie X-Files c'è un professore che dice a una ragazzina: «Tu hai un dono, ma sei tu che domini il dono o il dono che domina te?» Mi ha colpito questa frase perché c'è del vero. I doni che Dio ci dà, in un certo senso, ci dominano perché sono un compito, ma solo se uno li vive per Cristo li domina. I talenti vanno vissuti per Cristo, altrimenti ci rendono schiavi. Io potevo essere amico di tantissime persone e non portarle da nessuna parte, e allora il mio dono sarebbe stato perso. Invece, riconoscendo quello che Dio mi chiedeva, ciò che avevo ricevuto diventava una ricchezza per tutti quelli che si affidavano a me. Ma una parte della barriera è ancora in piedi. Non è cosa che cade in un momento. Nel giorno del primo incontro con padre Bernardo, racconta Antonio, disse a Dio: «Io capisco che tu per tutti questi anni hai insistito, ma io non ti ascoltavo. Forse devo arrendermi? Vediamo che succede se mi arrendo. Oppure tutto era già stato chiesto e tutto già deciso in un lontano, quasi dimenticato slancio infantile? Anastasio verrà ordinato il 25 aprile 1992. La stessa data, scoprirà, ritrovando una foto conservata della nonna, della sua prima comunione. E guardando quella vecchia foto si ricorda del bambino di quel giorno, felice, tanto da promettere che avrebbe dato della sua vita tutto quello che Cristo da lui avesse voluto. L'offerta di un bambino tanto limpida quanto presto scordata. 20 anni dopo, però, quella stessa data ritorna nel giorno di ordinazione come il segno di una promessa che in qualche luogo non era stata dimenticata. Ma arrendersi, che vuol dire? E che succede quando ci si arrende? Arrendersi è stato bellissimo. Ero in vacanza in Calabria con dei compagni e mi alzavo tutte le mattine alle 6 perché volevo stare in silenzio e pregavo.
Mi alzavo e salivo per le strade del paese, dicevo il rosario. Avevo il desiderio di volere bene a tutti quelli che mi passavano a fianco. Andavo per i campi e per gli uliveti recitando le lodi, lieto. Alla certosa di Serra San Bruno, il frate che ci accolse disse: «Qui siamo rimasti in pochi, ma magari qualcuno di voi sta pensando che il Signore lo chiama. Magari, disse indicandomi, sta chiamando te». Eravamo in 40 e io rimasi sbalordito e zitto, mentre i miei amici, che non sapevano, scoppiavano a ridere. Antonio sa, ormai, di voler essere prete e missionario. Quel gesuita, passato come per caso di ritorno dal Chad, da Baggio, in una sera lontana, aveva lasciato un profondo segno con la singolare letizia mostrata nell'aver lasciato la propria casa perché quella casa potesse riaccadere altrove. O forse, commenta Anastasio, uno così non lascia mai davvero la sua casa perché se la porta nel cuore. Nel 1989 Anas approda nel seminario della Fraternità dei Missionari di San Carlo e lì capisce che di quelle due parole, fraternità e missione, la prima non è missione, come lui credeva, ma fraternità. «È questo il termine decisivo», dice, «perché la missione è possibile come un aprirsi di un rapporto di amicizia che io vivo con altri. Altrimenti Cristo sarebbe solo un'idea, non una presenza sperimentata davvero. Noi della fraternità viviamo la missione come l'allargarsi di una stringenza. Voglio dire, come il contagiare altri con quell'unità che già ci ha abbracciato. Se ci aiutiamo fra noi a guardare Cristo, se stringiamo in profondità il nostro rapporto, la missione viene poi naturalmente e diventa affascinante per altri». Entrando adulto in seminario, Anas capisce anche che suo padre fece bene a non lasciarlo andare giovanissimo nel primo avvertire della vocazione. «Vedo preti miei coetanei passati per il seminario minore e mi sembra che facciano più fatica di me nell'impatto con la realtà. Fare l'università, avere una ragazza, lavorare e solo da adulto entrare, mi sembra preparati meglio a stare in mezzo agli uomini». E capisce anche il figlio, quel padre, triste all'annuncio della scelta. «Se un figlio unico va a fare il missionario, pensi che non lo vedrai più. Invece è successo negli anni che la casa dei miei è diventata quasi la casa dei ragazzi che io seguivo alla fraternità da rettore. Me li portavo con me e diventavano quasi figli loro, come se la mia vocazione si fosse allargata a mio padre e mia madre. E ho poi compreso, conoscendo le storie di altri ragazzi, che spesso, per chiamare i genitori a una totalità, Dio chiama un figlio. E accettando quella vocazione, anche la sua famiglia trova la pace». A lungo, rettore della casa di formazione, Anastasio ha seguito la vocazione di tanti altri. Una volta entrati, qual è la difficoltà nel proseguire? La grande difficoltà, prima di scegliere definitivamente, è quella di accettare i propri peccati. C'è un'obiezione che tutti fanno. «Io non posso, non sono capace, non sono abbastanza buono». La fatica da fare per andare avanti è accettare che conta di più che Dio ti ami, piuttosto che il tuo non essere buono. In fondo è l'obiezione dei profeti dell'Antico Testamento che dicono: «Io sono balbuziente, non so parlare, non posso». Più avanti questo stesso dubbio può tornare in un'altra forma.
nella tentazione di meritarci Cristo, cioè nel pensare che Lui viene nella mia vita purché io sia bravo, purché mi comporti bene. Il solo modo di superare questa tentazione è dire di sì alla volontà di Dio. Quando sono stato chiamato a fare il vicerettore, io seguivo un grosso gruppo di ragazzi a Grosseto. Erano molto affezionati a me e io pensavo che lasciandoli si sarebbero persi, però ho obbedito e sono andato a Roma. Un anno dopo l'altro, ben 5 di quei miei ragazzi sono entrati in seminario. Se avessi fatto conto solo sul mio impegno, probabilmente li avrei persi. È dire di sì alla volontà di Dio ciò che porta frutto, ciò che fa spazio al mistero di Dio che vuole farsi largo. È il sì, cioè l'umanità di un uomo che si arrende a Cristo. Oggi Anas è parroco in Spagna, in una cittadina dell'Interland di Madrid, Fuenlabrada. Parroco e responsabile di una casa della Fraternità San Carlo, con 5 preti e 3 seminaristi. In 8 insieme in un'enorme parrocchia di periferia, che ad Antonio ricorda molto quell'Interland milanese dove ragazzino smetteva di giocare a pallone per andare a guardare i camion che sfrecciavano sulla tangenziale e le ombre lunghe proiettate sull'asfalto bollente nelle sere d'estate. Fuenlabrada è un posto simile alla periferia della mia infanzia e io mi riconosco in tanti ragazzi che somigliano a ciò che io ero, con addosso una domanda confusa di felicità. Il giorno dell'ordinazione, come si usa sempre con gli ordinandi, in tanti gli avevano affidato una loro domanda di grazia, perché secondo una tradizione, quando un ragazzo si prostra nell'atto di diventare sacerdote, Dio gli concede tutto ciò che chiede. Le grazie chieste dagli amici sono sempre tantissime, troppe per poterle ricordare, e si usa scriverle su un foglio e nasconderle sotto la talare. In quel giorno ho chiesto a Dio che si compissero le preghiere che avevo scritto sotto la veste, e in particolare di essere un segno per tutti i ragazzi che avevo incontrato e di portarli a scoprire la stessa gioia che ho scoperto io. E già tanti che ho seguito in seminario oggi sono preti, e una ragazza è entrata in clausura. Ora il bambino di Baggio cammina per la periferia di Madrid fra dei bambini come è stato lui, che giocano tra una tangenziale e l'oratorio come lui. Mentre i tir corrono e lanciano il loro sordo boato, chissà cosa germoglia e si prepara nel destino di qualche ragazzo a Fuenlabrada.